Nubifragio a Pinerolo. Ieri sera si è abbattuto per poco più di 2 ore un violento nubifragio su Pinerolo, con grandine grossa anche come noci. La zona più colpita è stata via Martiri del 21 e la Porporata, chiusi i 2 sottopassaggi, quello di via Martiri ma anche quello della tangenziale, dove sono rimaste sommerse dall'acqua 4 auto. 2 giovani sono stati tratti in salvo dai carabinieri, che li hanno fatti uscire dal finestrino. In diversi punti i tombini sono saltati per la pressione dell'acqua. Colpita anche Riva di Pinerolo, dove si sono verificati diversi allagamenti di garage, cantine e tavernette. Nella zona di Roletto un forte vento, simile a una tromba d'aria, ha sradicato diverse piante. Ora si fanno le prime stime dei danni. Colpite dal maltempo molte coltivazioni, come quelle di mais, di grano, ma anche i frutteti. Protesta contro i tagli del treno. Domani pomeriggio alle 14 i sindaci della Valpellice, insieme ai pendolari della Pinerolo Torre Pellice, andranno a protestare in occasione del Consiglio regionale straordinario sulla rimodulazione dei trasporti pubblici locali. Infatti, da ieri sono stati cancellati tutti i treni della tratta Pinerolo-Torre Pellice, al loro posto i pullman. Al fianco dei pendolari anche il presidente della provincia di Torino, Antonio Saitta, che giovedì è salito sul treno insieme ai pendolari per ascoltare le loro richieste e cercare insieme soluzioni praticabili. Tra queste anche la proposta di un tram-treno. A Porte un'ambulanza donata da Specchio dei Tempi. Sono stati consegnati ieri, in occasione dei 65 anni della fondazione della Croce Verde di Porte, 2 nuovi mezzi, uno scudo della Fiat, donato da Specchio dei Tempi, e una Citroen Berlingo, acquistata grazie ai fondi che arrivano dai 7 comuni serviti dalla Croce Verde, e cioè Porte, Pramollo, Prarostino, San Germano Chiusone, San Secondo di Pinerolo, San Pietro Vallemine e Villar Perosa. Gli appuntamenti di domani. Il musicista 21enne di Saluzzo, Beniamino Trucco, alle 21 nella sala Pace Minterris in via del Pino 49 a Pinerolo, presenta la colonna sonora di Star Wars, una storia dentro la storia. Durante la serata saranno proiettati alcuni video.